Espresso 2018, ci troviamo allo stand della Brass Café, un'azienda con 82 anni di storia giunta alla terza generazione, e siamo in compagnia di Paolo Resi, l'amministratore dell'azienda nonché direttore vendite. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Resi, responsabile commerciale e amministratore della Brass Café. Paolo, l'azienda, come dicevamo prima, ha ben 82 anni di storia. Suppongo che, come in tanti casi, abbia cominciato tuo nonno a fondare l'azienda. Sì, mio nonno ha fondato questa azienda nel 1936 a Napoli. Siamo nati come importatori e venditori della materia prima, il caffè verde, e con il nostro impianto di torrefazione produciamo caffè al nostro marchio Brass Café, e siamo specializzati anche in produzione private label. Produciamo miscele di caffè in grani, abbiamo 6 miscele a partire dalla 100% arabica fino alla 100% robusta, capsule compatibili in espresso, lavazza a modo mio ed espresso point, e ogni capsula diverse miscele con svariate origini, essendo noi importatori di caffè verde. Produciamo anche la classica cialda in carta, e il nostro target è il cliente e il consumatore finale, ma siamo qui a Trieste Espresso per trovare nuovi partner esteri per espandere il nostro marchio Brass Café. Ecco, voi avete una storia importante non solo in quanto tradizione napoletana, campana, ma anche nazionale, perché siete riusciti in più generazioni a lavorare in modo stabile, badare sempre e solo alla qualità del prodotto importato, distribuito e torrefatto. Ultimamente, negli ultimi anni, avete deciso di proporre al mercato anche il prodotto monoporzionato. Sì, adesso negli ultimi anni il prodotto monoporzionato è quello che sta andando per la maggiore, e ci sembrava importante aggiungerlo alla nostra gamma prodotti per accontentare la nostra clientela ed eventuale clientela futura. Contenti di questa edizione 2018 di Trieste Espresso? Molto contenti, è la prima volta per noi come marchio Brass Café, e siamo rimasti molto soddisfatti di questa esperienza. Visti anche il notevole numero di contatti che ho visto si avvicinavano qui allo stand e che probabilmente saranno convertiti in contratti. L'obiettivo è sicuramente questo, e sicuramente saremo qui presenti anche nelle prossime edizioni, perché, come dicevo, l'impressione è stata molto positiva e speriamo di trasformare questi contatti in nuovi clienti. E allora, Paolo, per tutti coloro che sono all'altra parte, invito anche te a pronunciare la fatidica casella di posta elettronica per mettersi in contatto con voi, chiedere magari maggiori informazioni, avere un preventivo e chissà diventare partner di Resi Brass. Sì, se volete potete contattarci alla casella email info@resibrass.it. Paolo, grazie, saluto a tutti loro. Un saluto a tutti e un buon caffè per tutti quanti. Il buon caffè ora lo assaggeremo finalmente dopo tante interviste di acqua, biscottini e diverse altre cose. Accetto volentieri l'invito che poco fa, prima di accendere telecamera e microfono, mi hai fatto, e dopo continuiamo con altra intervista qui a Trieste Espresso 2018.